Qualche weekend fa ci siamo svegliati presto e da Torino con la macchina siamo andati fino alla città dei fiori e della musica. Buongiorno! Ciao, benvenuti o bentornati sul nostro canale. Siamo Sempliciare, Enrico ed Elisa e oggi siamo qui per un nuovo video a Sanremo. Sì, perché si avvicina il festival, quindi abbiamo deciso di fare un video per farvi vedere che questa città non è bella solo durante la settimana del festival, ma tutto l'anno. E quindi andiamo a vederla? Sì, andiamo a scoprire perché. Arrivati a Sanremo e in preda alla fame, incominciamo il tour sanremese a livello culinario, siccome i posti scelti avrebbero chiuso nel pomeriggio. Nocciole, zucchero, miele, cacao, chiari d'uovo per impastare e la vanillina e un pizzico di polvere lievitante per farli crescere. Mi piacciono perché sono morbidissimi e c'è tantissimo ripieno. Ho già assaggiato dei baci in altre città della Liguria, ma si sono proprio un po' sprecati col cioccolato dentro e qua invece hanno abbondato alla grande. Quindi, approvati. Olio di oliva extravergine nostro liguro, zucchero, farina, un po' di vino, la scorzetta di limone grattugiata e un po' di lievito, basta. Molto friabile, non si sente tantissimo l'olio, cioè il giusto, è ben bilanciato con lo zucchero sopra, da provare. E dopo un ottimo dolce andiamo a mangiare qualcosa di salato, sempre tipico. Ed esattamente a un minuto dalla pasticceria trovate la tavernetta. Sì, un posto dove di solito i sanremesi vanno a mangiare la sardenaira e potete trovare tante altre cose tipiche sanremesi. Non ce lo facciamo sfuggire questo posto. Andiamo a provarlo. La farinata è fatta con farina di ceci, acqua, olio e sale. È perfetta perché c'ha quel giusto velo croccante sopra e dentro è morbida quando la addenti, è perfetta! Con pomodoro, acciuga, aglio, capperi e olive taggiasche. È veramente come piace a me, soffice, il pomodoro sopra è buonissimo e poi è aromatizzato bene perché c'è l'origano, ci sono altre spezie, c'è l'oliva. Ma di cosa stiamo parlando? Ma venite tutti a Sanremo, cosa aspettate lì a casa? E la torta verde è fatta di zucca, zucchine, bietole, riso, uova e parmigiano. Una morbidezza incredibile, poi quanto è ripiena dentro, c'è un... C'è pure il riso. Polposa, succosa, è buonissima. Ragazzi, dovete provarla. Benessere in un viso. Veramente sto benissimo adesso. È veramente buona e c'è tanto formaggio, quindi meglio di così non si può chiedere. Cin cin. Cin. Che è una bevanda dolce che ricorda il gusto del caramello. Assomiglia un po' al tè, quello freddo, ma caramellato e leggermente frizzantino. Buono. E a pochi metri di distanza siamo arrivati in un altro posto, continuiamo a mangiare, siamo da De Mattei e andiamo a provare la Livornese. Sì, un'altra specialità da non perdere, con i miei capelli che se ne vanno dove vogliono, svolacchiano. Livornese bianca con il brandacu yun fatto da noi. Perché lei è croccantissima, è molto saporita, è quel croccante non secco, il croccante è davvero buono e lui è morbido, gustoso, poi c'è il prezzemolo che lo rende saporito, l'oliva che
qua l'oliva è praticamente la terra delle olive. Veramente è una meraviglia. Bornese bianca con pomodorini, burrata e pesto fatto da noi. E olive taggiasche. Croccante, morbida dentro, saporitissima che sa sia, penso sia burrata e pesto, con i pomodori, tanta roba, tanta roba. Poi andiamo a fare una camminata in via Giacomo Matteotti, detta anche la Vasca. La via delle Vasche, sì, la Vasca, perché si fa su e giù, la classica via dei negozi dove si cammina senza una meta ben precisa. Camminiamo un po' per smaltire quello che abbiamo mangiato. Arrivati! Sì, in uno dei posti simbolo di Sanremo, il Teatro Harrison. Io non mi muovo da qua finché non incontro Marco Mengoni, te lo dico. Petizione per Marco Mengoni, per favore, per questa povera ragazza. Fatti vedere una volta, dai, invitala, un autografo, porta, un abbraccio. Non siamo riusciti ad entrare dentro l'Ariston, ma lungo la via ci sono le targhette con i vincitori di tutti i festival. Ed eccoci arrivati davanti a un altro panificio storico. Si chiama Bar Bruni e qua fanno una specialità immancabile. La focaccia dolce e anche quella alta e bassa. Sì. Andiamo a vedere. Dovevamo dire che aveva finito tutto e la focaccia invece quella alta e bassa salata non ce l'aveva più. Eh sì, però questo è un chiaro segno che lì si mangia bene. È buonissima, ragazzi. Soffice e davvero dolce, non nauseabonda. Che questa è dolce come l'altra, però ha la variante con l'aggiunta delle noci. Ancora meglio, perché ho subito trovato una noce enorme, quindi oltre ad essere buona come quella di prima, anche questa aggiunta. A me le noci piacciono, quindi mi piace anche lei. Adesso smaltiamo un po', andiamo in giro e incominciamo a farvi vedere Sanremo dall'alto. Sì. Ed incominciamo dalla zona del Porto Vecchio e dal forte di Santa Tecla. Ora torniamo in macchina e andiamo verso l'ex monastero della Visitazione e poi verso il casinò. Andiamo! E dopo una visita inaspettata, perché davvero ci hanno accolto e ci hanno fatto visitare il monastero. Sì, noi eravamo qua davanti solo per fare una foto e beh, è andata così. Andata così. Apprezzate il video e ora dove andiamo? Andiamo al casinò? Sì, andiamo al casinò. Ma prima di arrivare al casinò, visitiamo anche la chiesa russo-ortodossa. Arrivati davanti al casinò e adesso andiamo a spendere un po' di soldini. Elisa, ma sì, dai, facciamo girare un po' sti soldi. Andiamo a diventare un po' poveri. Pam. Stoppati già lì all'ingresso. Tanto non abbiamo fatto niente, cioè siamo entrati, sì. Si può fare una foto? No. Un video? No. Ok, okay. Ciao. Vicino al casinò vediamo la chiesa dei Frati Cappuccini e poi, passando per i carinissimi e caratteristici vicoletti sanremesi, arriviamo in piazza San Siro. Bella la concattedrale di San Siro. Sì, che si trova proprio in piazza San Siro, da dove adesso ci spostiamo per andare a vedere uno dei quartieri più famosi della città. La Pigna di Sanremo. Prima di arrivare alla Pigna passiamo davanti al Mercato Annonario e alla Torre della Ciapela e poi iniziamo a passeggiare nel quartiere più antico e più caratteristico della città, pieno anche di bellissimi murales. Passati dentro la Pigna,
Sì, veramente una zona caratteristica di Sanremo, completamente diversa da tutto il resto della città. Sì, sì, sì. Questa è la parte antica e ha i classici scorci, quindi vicoletti tipici liguri. Sì, davvero unici, ne valsa davvero la pena. E ora andiamo ai giardini della regina Elena, se non mi sbaglio. Che sono proprio qua vicino. Sì. Poi da sopra i bellissimi giardini potete ammirare la città dall'alto dallo spettacolare belvedere della Madonna della Costa, che prende il nome dalla chiesa lì vicino. E adesso stiamo scendendo, passando da queste stradine molto caratteristiche, carinissime, sempre del quartiere di Pigna. Sì, e andiamo alla ricerca invece della statua di Mike Bongiorno, che è giù in città. Andiamo! Vi ricordiamo di visitare il Museo Civico, noi non ce la facciamo purtroppo perché dobbiamo farvi vedere tante altre cose. Tra cui andare a cercare la statua di Mike Bongiorno. Andiamo! Trovato e quindi allegria! Eccolo qua! Ciao Mike! Poi andiamo a vedere anche l'iconica fontana e ci spostiamo verso la zona dove ci sono i giardini più famosi della città. E anche se è un po' tardi, proviamo ad andare a vedere i giardini Nobel e il Museo del Fiore. Ci proviamo, ci speriamo proviamo. Che sono aperti, se no voi andate prima e guardateli anche esatto. Per noi. E nella città dei fiori non poteva mancare una visita al Museo del Fiore. Scesi da Villa Ormond, purtroppo è tardi, è buio e scusateci se le immagini sono scure. Adesso proviamo ad andare a vedere Villa King, se si vede, perché i giardini Nobel, per lo stesso motivo di questi, evitiamo. Vi mettiamo qualche foto che abbiamo, ma video non riusciamo a farli. Andiamo! Villa Nobel era chiusa, quindi anche i giardini. Vi abbiamo scritto gli orari, quindi voi fate attenzione, venite la mattina perché è aperta solo al mattino. Adesso però è ora di cena, abbiamo fame, abbiamo ancora voglia di assaggiare cose tipiche di qua e andiamo in un ristorante che si chiama Chez Gabri. Suggerito da Sanremesi, quindi andiamo a provarlo. Arrivati? Ecco il posto per la cena, si chiama Oasis Chez Gabri, è un po' nascosto, dovete fare attenzione a cercarlo bene perché si trova dentro un circolo di tennis. Però ne vale la pena. Sì. Andiamo. Un buon piatto, a me piace sempre. Di solito sono abituata a mangiarlo più in stile insalata, quindi freddo. Qua è bello caldo, il polto è cucinato benissimo perché è molto morbido, le patate sono leggermente al dente e quindi fanno un bel contrasto. Hai provocato in modo mai. Tanta roba ragazzi, se siete fanatici del pesto come il sottoscritto dovete provare per credere. Dopo Mastro Lindo arriviamo noi. Usciti ed è stata davvero un'ottima cena. Sì, siamo felicissimi e concludiamo quindi in bellezza questa giornata a Sanremese. Speriamo di avervi fatto vedere più cose possibili e avervi fatto assaggiare, anche se digitalmente, più cose possibili. Abbiamo dimenticato qualcosa sia tra le cose da vedere sia le cose da assaggiare. Per esempio non abbiamo assaggiato la grigliata di pesce, ma per il semplice fatto che era finita. Era finita. Quindi vuol dire che era super buona perché se l'hanno fatta fuori tutti. Poi andate a vedere i parchi quando c'è luce, mi raccomando. Anche quello dimenticato, perché non era colpa nostra. Tutto ciò che ci siamo dimenticati mettetelo nei commenti e se il video vi è piaciuto
iscrivetevi al canale, fatelo girare, quindi mandatelo ai vostri amici, ai parenti, a chiunque. Mettete like, attivate la campanella e poi seguiteci anche sui social, già che ci siete. Vi ringraziamo, alla prossima. Ciao.